Allora Giuseppe, mancano due prove, ti vediamo in testa, come sta andando dopo? Cosa tira più? Ma ieri siamo partiti all'attacco, abbiamo cercato di fare la differenza, ci è andata bene. E stamattina siamo partiti per primi, abbiamo dovuto pulire le strade, poi abbiamo forato sull'ultima, però per fortuna non abbiamo perso tanto. E sul secondo passaggio abbiamo cercato di controllare senza prendere tanti rischi, abbiamo mantenuto un bel vantaggio e adesso rimangono due prove, dobbiamo amministrare e speriamo che vada tutto bene e che finisca così. Beh, primo giro molto difficile per noi perché abbiamo sofferto molto, passavamo col numero uno sulle strade, quindi abbiamo sofferto molto, scivolava da tutte le parti, quindi abbiamo fatto una piccola foratura sul primo passaggio di Almilino, invece il secondo passaggio è andato molto meglio, nulla, le strade come è facile capire al terzo passaggio saranno molto più impegnative, quindi cercheremo di fare attenzione senza perdere troppo tempo. Macchina perfetta, gomme perfette e come vedi abbiamo un team eccezionale. Ok, allora in bocca al lupo. Crepi. Equipaggio tutto sardo a mettere la firma sul palmares del Rally Costa Smeralda nel 2015 e adesso lo firmano in calce. Erano sempre prima. Soddisfazione. Sì, non riesco a parlare. La prima volta era un sogno. E quando ero piccolino era un sogno partecipare. E vincere una seconda volta è sembra impossibile. Però abbiamo lavorato tanto e sapevamo di avere la possibilità di poter lottare per la vittoria. Abbiamo preparato bene la gara, ieri abbiamo avuto un bel vantaggio e oggi l'abbiamo dovuto amministrare, è stata più dura oggi di ieri. Però insomma... Bello! Traspare l'emozione, posso dirlo, gli occhi lucidi, ma è normale, è normale. Carlo, ma noi ieri abbiamo detto, ma quante cose mi dici ogni volta, ma vedi che sono tutte vere. Ah, guarda, è un'emozione incredibile, parlavamo nell'ultimo trasferimento di quante ore abbiamo lavorato durante questi anni per arrivare a questi livelli e ottenerli con Giuseppe è sempre insomma, assolutamente. Abbiamo a disposizione una grande macchina, ci hanno dato anche perché i rally non si vincono senza grandi macchine, una grande squadra che ci ha aiutato, ci ha seguito.
seguito per due giorni e è grande gomme di Terenzio, che era sempre il primo. Terenzio che non è il costruttore delle gomme, aspetta un attimo. Terenzio poi sarebbe come dire? Terenzio Testoni, che è il responsabile della Pirenese. No, pare, se no pare che Terenzio la notte fa le gomme, non funziona così. È un grande manager della Pirenese. Sì. Ecco, è il momento, più difficile. Ah, volevi fare un'altra cosa? Devo farti dire un'altra cosa. Va detto che loro hanno studiato molto, si sono preparati molto, hanno fatto questa gara a tavolino, hanno studiato qualsiasi dettaglio, ma ieri avete dato fumo da mangiare a tutti, va detta questa cosa. Avete fatto dei tempi fantastici. Beh, la Prignola è la prova di casa, la prova che a me piace tanto, e negli ultimi, le ultime tre volte che noi abbiamo fatto questo lì abbiamo sempre vinto, quindi potevamo andare di più, abbiamo dato il massimo e ci ha premiato. Prossima gara? Qui bisogna pensarci al caldo, mica freddo. Ma ci pensiamo a caldo stasera. E allora adesso godetevi il momento, guarda, godetevi questo momento. Dai, no, cosa sai che faccio io? Qui se no non ci sono. È il momento della consegna dei riconoscimenti. Vincono questo rally in Costa Smeralda i nostri amici Giuseppe Vettori e Carlo Pisano. Ricevuto le coppe che sono il risultato della loro fatica e del loro impegno, ma io do la parola a Enzo che ha il compito di gestire questo momento di incontro con i piloti, con il quale compito questo. Di una gara e alla bravura dei piloti e per tutti coloro che hanno lavorato per l'edizione del Rally in Costa Smeralda 2017. Ecco qua, sfogatevi ragazzi, sfogatevi tra di voi, dai. È sempre bello vedere questi festeggiamenti, poi il ghigno di Mameli è sempre molto emozionante. Ecco qua. Cantavano tutti, Cantavano a continuare questo bel momento. Intanto Giuseppe e Carlo insieme ai ragazzi che qui di Arzachena indossano il costume tipico. Non lo sai. Bene. Ecco, stanno facendo le fotografie di rito con il bel costume di Arzachena, ancora davvero complimenti per questa vostra performance. Adesso siete tutti bagnati. Insomma, dai, è stato bello, è un momento. È stato un momento atteso. E questo è da fotografare, voglio dirvelo, perché papà e figlio si incontrano e lui fa i complimenti al figlio. Che succede una volta ogni 25 anni. È nel momento, ok.